Alla chiusura delle ali emerge Plejas che vuole correre davanti, sfila davanti appunto l'allievo di Battistini abbastanza agevolmente, in seconda posizione Pepe Gianfi che conquista la corda, intanto è partito forte dalla seconda fila anche Platini, 13-7 il lancio, ora però Primo Lacash va a chiedere strada a Plejas che gliela concede, in terza rimane sempre Pepe Gianfi con all'esterno Platini che avanza. Primo quarto di corsa in 27-4 con Primo Lacash che è sfilata davanti, a seguirne le mosse è sempre Plejas che ha dietro di sé Pepe Gianfi con all'esterno Platini, ora la mossa ancora più a largo da parte del numero 7 di Publilius Est. I 600 in 44-8 passati dal leader 17-4 di frazione con Publilius Est che gratuitamente va ad apparigliare in testa la corsa il battistrada di Primo Lacash con dietro di lui Platini, ora c'è anche la mossa di Pendragon DVM, autore di un bel allungo con concorrenti che ora vanno sul rettilineo di fronte, il passaggio al chilometro da parte del leader in 1:15:01 con sempre Primo Lacash che per il momento sembra aver respinto l'affondo esterno portatogli dal 7 di Pubilli, numero 11 squalificato, filtra sempre Plejas con l'errore da parte di Pendragon DVM che finisce a tabellone, nuovamente ora serra sotto all'esterno il numero 7 di Publilius Est che va ad attaccare all'ingresso dell'addirittura di arrivo Primo Lacash con si libera anche Pepe Gianfi dalla corda, ma Primo Lacash deve subire il violento attacco esterno da parte del numero 7 di Publilius Est e soprattutto del numero 2 di Pepe Gianfi che proprio nei pressi del palo probabilmente riesce a mettere qualcosa davanti a Publilius Est e a Primo Lacash, terminati nell'ordine. Andiamo a rivedere il replay a fondo devastante del numero 2 di Pepe Gianfi e Vincenzo Luongo, che proprio nei pressi del palo riesce a scavalcare i duellanti Publilius Est e Primo Lacash, andandosi ad aggiudicare questa quarta corsa. 1:59 il tempo totale, 1:14:04 il ragguaglio al chilometro, l'ultimo quarto in 29:07, 15:07 l'addirittura, arriva come un treno Pepe Gianfi e la porta a casa meritatamente, andando a giustiziare nei pressi del palo Publilius Est, autore tutto sommato di un'ottima prestazione. Al terzo posto Primo Lacash che precede l'8 di PT Foto SM. È tutto per questa quarta corsa, non mi resta che restituire la linea ad Emanuele Cardona.